Allora, mister, cosa dire? Beh, innanzitutto 4 partite, 9 punti, penso che se il Fidenza era stato preso come una vecchia carretta, io direi che è una Maserati, una Ferrari adesso. Poi, primo tempo da incorniciare in senso assoluto perché non gli avete fatto passare la metà campo, credo. Secondo tempo loro sono usciti con un altro piglio, non siete più riusciti a rubare palla al centrocampo, però poi negli ultimi 20 minuti siete ritornati fuori, avete creato 7-8 occasioni da gol in tutta la partita, lasciandogliene una squadra che ha dei punti, cioè non è una squadretta. Come l'ho vista? L'ho vista bene? Guarda, ti dico la mia. Allora, intanto io temevo questa partita perché questa è una squadra una bella squadra, organizzata, dei giovani di valore, allenata bene, lo sapevamo. Sapevamo anche che probabilmente nell'arco della partita intera avremmo pagato un po' fisicamente come loro, però loro hanno fatto una scelta diversa dalla nostra. Hanno fatto un turnover iniziale, noi non l'abbiamo fatto. E infatti, secondo me, nel primo tempo noi siamo andati meglio. Poi come loro hanno cominciato a mettere forze fresche, noi abbiamo perso Banda Ogo subito. Banda Ogo è uno che ci dà molta corsa. Abbiamo cominciato a far fatica fisicamente, loro ci hanno messo in difficoltà e quindi abbiamo dovuto arretrare, non avevamo più la forza per ripartire, abbiamo avuto un periodo dove siamo andati in grosse difficoltà. Poi piano piano loro con l'uomo in meno, diciamo che la partita si è riequilibrata, ecco, perché diciamo che le nostre condizioni fisiche, anche se non erano ottimali, con l'uomo in più si è riequilibrato. Il problema diventa non fare 2-0 nel momento che conta, ti chiudi la partita e così invece la partita può essere aperta fino al 95esimo. Sicuramente non è stata la più bella prestazione da quando sono qua io, ma ci sta, si gioca ogni 3 giorni, quello che contava è proseguire nei risultati, quindi io ringrazio i giocatori che anche oggi hanno speso tutte le energie che avevano, poi a volte si vince anche con prestazioni meno brillanti, e però devo fare i complimenti all'avversario perché è veramente un avversario di primo grado, insomma, è piaciuto molto. Beh, vista, però io al primo tempo insisto, cioè io Fidenza così, al primo tempo lo sognerei tutte le partite. Il primo tempo ti ho detto che abbiamo fatto bene. Poi dopo... bene dire poi, è riduttivo, no, dai, nel calcio. Io cerco di non enfatizzare mai in tutte le cose. Il primo tempo è stato un buon primo tempo, secondo me ha legittimato il vantaggio. Il secondo tempo loro più aggressivi, più determinati, probabilmente noi con qualcosina in meno dal punto di vista dinamico. Siamo due squadre che dobbiamo correre soprattutto, e quando ci manca la corsa... purtroppo abbiamo fatto un cambio subito di un giocatore per me importante in mezzo al campo, e quindi insomma chi è entrato ha fatto il suo dovere. Insomma, dobbiamo essere relativamente soddisfatti. No, dovete essere molto soddisfatti. Lungo, il giro di ritorno è molto ok, lungo. Mister, però non mi hai risposto sulla Ferrari, no, beh, del vabbè, Fidenza. Io accetto quello che dice il cronista, me lo metto in tasca e poi dopo mi dico la mia idea senza enfatizzare. Insomma. Beh, ok, comunque sono 4 partite. Sei arrivato 4 partite, certo, 9 punti. Certo, però ti posso garantire che io penso. E adesso sono 30. Mister, sono 30. Sono tanti. Manca ancora della abbiamo ancora da fare della strada, no? Non in funzione di quello che dicono playoff, in funzione del nostro obiettivo, che abbiamo il minimo, che è il salvezza. Quello è il nostro obiettivo. Ok, poi, ti ringrazio. Quello che facciamo di più, magari meglio. Mister, ti ringrazio e complimenti. Andrea Rubano, allora, il tuo rigore è decisivo per proseguire questa marcia incredibile. 9 punti in ultime 4 partite. Avanti così, sì. Avanti così, senza pensare a chissà cosa, umilissimi, la strada è non lunga, lunghissima, quindi sono ancora tantissime partite, pensare partita dopo partita e continuare su questa strada lottando così come stiamo facendo. Domenica si gioca ancora, quindi c'è poco da pensare. L'impressione è che nel primo tempo, nel confronto fra due delle più liete sorprese del campionato, il Fidenza abbia avuto qualcosa in più, sia a livello d'approccio, non ha praticamente concesso nulla agli avversari, e onestamente ha chiuso in vantaggio in maniera meritata. Sì, penso che nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio, il secondo è stato un po' più equilibrato, potevamo fare molto di più, anche soprattutto quando loro sono rimasti non e meno, è lì che dovevamo magari provare a chiudere. Abbiamo provato, siamo arrivati lì un po' stanchi, a volte male, però dai, penso che il
vittoria sia stata meglio. Per Andrea un po' il ruolo di Jolly in questa squadra, sei partito davanti a difesa, poi nella ripresa, complice anche un po' il calo fisico della squadra, il mister ti ha schierato dietro l'unica punta Pasquarello. Differenze particolari per te, te l'aspettavi? È stata una cosa scelta condivisa? Oggi sì, ho fatto Jolly davvero, ho fatto il mediano, l'interno e il trequartista, però ho fatto tutti e tre i ruoli diverse volte, quindi va benissimo così, me l'aspettavo, poi soprattutto c'era da aggredirli un po' più alto, quindi il mister ha preferito schierarmi un po' più avanti, quindi io non ho differenza di preferenze. È stato facile comunque prendervi dal dispetto. L'episodio del rigore sinceramente non l'ho visto, ho sentito Pessagno, l'ho visto che mentre cadeva e mentre urlava così, ma non ho visto il contatto sinceramente. Il direttore mi è sembrato abbastanza sicuro quando l'ha fischiato, quindi su questo non si può dare certezza. Mister, io direi un primo tempo regalato completamente, forse per la forza del Fidenza, forse per la tua squadra, mi hanno parlato di turnover, non lo so, comunque primo tempo la tua squadra veramente mi ha deluso. Il secondo invece ho visto una squadra completamente diversa, cioè una squadra che ha giocato col cuore, ha fatto girare la palla con un'altra velocità rispetto al primo tempo, che la perdeva tre passaggi e palla agli altri, e avete creato non tantissimo, però siete andati vicino il gol in un'occasione, che quando avete preso il palo, cioè con tre uomini avete tirato in porta nella stessa azione, però ho visto un'altra squadra veramente. Credo che il Fidenza non abbia rubato niente, perché alla lunga, cioè, potrete discutere gli episodi, perché il rigore, guarda, io lo guardavo nel macinino, qua non si vedeva niente, però poi lo vedremo perché l'ho ripreso, quindi poi anche l'espulsione a me è subito sembrata eccessiva, perché si è entrato in ritardo, ma non sembrava un fallo per entrare per far male, anche se il giocatore si è fatto male, è stato portato all'ospedale, però forse abbiamo condannato gli episodi, ma anche quel primo tempo regalato, o sbaglio? Sì, abbiamo, credo che la partita l'abbia decisa l'arbitro, non c'è da dire altro. C'era un rigore che probabilmente ci può anche essere, ma lui non l'ha visto perché era girato dall'altra parte. Se c'è rigore deve buttare fuori l'uomo, quindi ha sbagliato due volte. L'espulsione mi sta bene, c'è. Però io credo che questa partita, quando il Fidenza dopo si mette in 10 dietro la linea della palla, credo che sia difficile fargli gol. Ci avevamo provato, siamo stati ingenui, perché nell'azione del palo, se ci buttiamo in terra, c'è rigore ed espulsione per noi, e quindi magari la partita prende un'altra piega. Primo tempo non abbiamo giocato bene, però credo che questa sia una classica partita 0-0, perché se il Fidenza non gli regala il rigore largo, non fa gol nemmeno con le mani. No, bello. Questa è la mia. Vai via, mister, mi lasci così.
così. Vai, dai, dai. Thank you.